Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi voglio farvi conoscere questo prodotto, ovvero una camera d'aria antiforatura della BRN. Questa camera d'aria antiforo è spessa 3,6 mm nella parte esterna della camera. È disponibile in varie misure, tipo da 20, 24, 26, 27,5. 700x35 e 26x1/3 ottavi. Le valvole di queste camere d'aria sono tipo America, quindi quelle delle auto. Ora ne montiamo una e vediamo come sono fatte. Diciamo che questa camera d'aria nasce per chi va in bicicletta per lavoro oppure per usarla tutti i giorni. Non è una camera d'aria sicuramente per utilizzo race perché credo che sia abbastanza pesante. Sì, diciamo che il peso è abbastanza elevato rispetto a una camera d'aria tradizionale perché chiaramente nella parte esterna, quindi sopra, è più spessa di 3,6 mm. Possiamo notare la valvola che è tipo quella della macchina perché è più robusta nella zona dove è più possibile che si fori e si rompi la camera d'aria perché questa zona diciamo che è la più vulnerabile sulla camera d'aria perché quando si va a gonfiare questa zona è sempre sollecitata. Quindi si può tagliare nel bordo della camera d'aria. Quindi la valvola più grande è più resistente e più affidabile rispetto alla valvola tradizionale italiana. Ora proverò a montarlo su questo cerchio. Qui vedete il foro che è piccolo, quindi con un alesatore andiamo ad allargare il foro in modo da far entrare la valvola America. L'alesatore che sto parlando è questo, metterò il link nella descrizione se vi può interessare. È molto affidabile, duraturo. E fa i fori già svasati, così in modo che non rimangano appunto sbavature che rischiano di forare la camera d'aria. Andiamo ad allargare il foro. Ecco fatto. Togliamo via i truccioli che possono tagliare la camera d'aria e controlliamo con il dito se ha delle sbavature. Le sbavature non ci sono perché l'alesatore, una volta forato, ti fa anche la sbavatura e quindi è già pronta per il montaggio. Se vedete la sbavatura anche sopra, possiamo darci sempre alla stessa maniera, così, in modo da togliere la sbavatura. Ok, adesso monto il flap per riparare i nipples della camera d'aria perché senza il flap si può forare, quindi noi dobbiamo proteggere la camera d'aria dai nipples. Stiamo attenti che il flap copra tutti i nipples perché è molto importante per evitare la foratura dall'interno. Bene, ora montiamo il copertone. E poi mettiamo sulla camera d'aria. Inseriamo manualmente così. E iniziamo a tallonare dalla parte della valvola. Ok, gonfiamo appunto con la valvola tipo quella dell'auto.
possiamo gonfiare tranquillamente con la camera d'aria 700x35 a 4 atmosfere. Ok, camera d'aria montata velocemente come se fosse una camera d'aria normalissima, però siamo più sicuri contro le forature. Direi che è un sistema molto valido, molto veloce per evitare forature dovute da spini oppure puntine oppure qualcosa di tagliente come ad esempio dei vetri. Quindi questa camera d'aria lo consiglio a chi va a lavorare tutti i giorni, chi utilizza la bicicletta tutti i giorni per lo spostamento in città. Nella descrizione del video troverete il link dove acquistare questo prodotto al prezzo più basso. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.